Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sportivo Summer, cioè TG Sports Estivo. Andiamo subito a darvi le notizie di sport regionale e poi di sport internazionale e nazionale, che ci sono tantissime notizie. Tutto Udinese, il Napoli vuole Meret. L'Udinese risponde, vogliamo 20 milioni o non si muove. E sarà Gerolin il nuovo direttivo sportivo dell'Udinese. Calcio eccellenza, parte la rivoluzione, così cambiano i campionati. Andiamo subito a vedere le notizie pop sbalorditive, ma la prima notizia non è granché bene. MotoGP, incidente in pista per Max Biaggi, trasportato in elicottero in codice rosso. Non è una bella notizia. Roland Garros, tennis. C'è adesso la partita tra Wawrinka e Murray. Vincita Stan o bis di Andy Murray. Vedremo che cosa succederà. Per adesso è in vantaggio Murray con un set di vantaggio. Andiamo a vedere altre notizie. Serie A, valzer terminato. Ecco i 20 allenatori. Di Francesco a Roma, Spalletti dell'Inter, Buchi del... Vediamo un po' che sta aggiornando veramente la notizia. Tempo reale, quindi questo è il bello della diretta. E il Buchi è del Sassuolo, ecco. Calciomercato, Caveli e Galinic, Belotti, Dario Acosta e Betagna sono i nomi del giorno. Bellissima questa invece la notizia di Serie B. Ieri il Benevento ha fatto veramente, dopo la notte delle streghe, ecco il dolce risveglio in Serie A, il primo in assoluto. Dovete capire che l'anno scorso il Benevento se l'era giocata i playoff per venire in Serie B l'anno scorso, e quest'anno ha fatto i playoff battendo in finale dei playoff il Carpi, ed è la prima volta che viene in Serie A dopo ben 88 anni che non succedeva una cosa del genere della squadra del Benevento, a Benevento soprattutto. Quindi pensate un po' voi, proprio la favola è realtà. Infatti Marco Baroni, l'allenatore del Benevento, dice gioia infinita, Benevento fantastica, fantastico per tutta l'annata. Quindi è una bellissima notizia veramente. Andiamo a vedere Gran Premio di Catalogna che si disputerà in questo weekend. Il bagnato dà fastidio, Marquez è il più veloce, Rossi è lontanissimo. Andiamo a vedere altre notizie che ci sono e che ci saranno. Vediamo subito già le novità che alle ore 16, quindi alle ore 4 del pomeriggio ora italiana, ci saranno le prove libere 1 e le prove libere 2 in Canada per la gara di Formula 1 che si disputerà questo weekend in contemporanea con la MotoGP, che invece è in Catalogna, cioè in Spagna, ma la Formula 1 che è in Canada carreggerà nella serata di ora, quasi serata del di domenica. Andiamo a vedere altre notizie. Tornado Keita litiga con la Lazio e non è poco. Infatti si decide del futuro dello giocatore laziale Keita. Si vede che ci sarà un futuro al fuori dalla Lazio, e vediamo che cosa succederà. Infatti filtra con la Juve, ma il Milan offre di più, quindi il futuro si deciderà
dopo questa litigata con la Lazio. Amichevoli, iniziata bene per l'era Sampaoli. L'Argentina batte il Brasile, segna Mercado, male Higuain, ancora malissimo Higuain. Dopo la finale di Champions League della finale di Champions League dell'anno scorso, anzi di quest'anno, settimana scorsa, scusate, sabato scorso, e anche la partita contro l'amichevole contro il Brasile, ha giocato malissimo con la sua squadra della nazionale. Andiamo a vedere altre notizie, che ci siamo, ve le diamo subito in tempo reale. La Juventus, ecco il rinnovo del CT, dell'allenatore della Juventus, che rinnova fino al 2020 con la Juventus. Stadio Roma, sul sito del Campidoglio l'elenco completo degli elaboratori dello stadio della Roma. Motorsport, dopo l'incidente in Formula 4, Billy Monger torna ad allenarsi grazie a un simulatore. L'Atletica, ieri c'è stata il Golden Gala per onorare il famosissimo atleta Pietro Mennea, quindi è stata una bellissima e sempre un bellissimo Golden Gala a Roma, nell'Olimpico di Roma. Tamberi risponde alla domanda che c'è stata ieri sera dei giornalisti in Coppa, Tamberi in Coppa Europa. Non so perché Locatelli abbia detto così. Boh, non si sa. L'iniziativa di questa notizia. Lui vuole recuperare con calma tutta la procedura per non avere altri problemi di infortuni, quindi si vedrà. Rugby, l'Italia di Oshea affronta una Scozia rinnovata. Andiamo a vedere altre notizie, già che ci siamo, vi preannunciamo che ci sarà domani la gara 4 tra la finale di NBA, gara 4 tra Golden State Warriors e Cavaliers, che è già in vantaggio, cioè è già un primo match point per i Golden State per vincere l'NBA 2016-2017. E già che ci siamo, parliamo di Serie A Basket, finale dei playoff. Venezia è sulla carta la favorita, Trento cerca il lieto fine per la sua favola. Quindi vedremo cosa succederà. Andiamo a vedere altre notizie che ci saranno. Sicuramente ce ne sono già. Andiamo a vedere in tempo reale. Vediamo anche già una notizia che non ha avuto un buon fine ieri tra Italia e Inghilterra, mondiale under 20. L'Italia ha perso per 3-1, finita la favola per l'Italia under 20, persa contro l'Inghilterra. Era stato un inizio buono perché eravamo andati in vantaggio per 1-0, ma dopo la partita è finita per 3-1 per l'Inghilterra. Se la giocheranno per il terzo o quarto posto per i mondiali under 20. Andiamo a vedere invece, a preannunciarvi che domenica ci sarà la partita tra Italia e Liechtenstein, che è valida per le qualificazioni mondiali Europa, per il mondiale della Russia 2018. Sarà giocata a Udine e l'inizio di partita sarà alle 20:45 sulla diretta di Rai Sport e Rai Sport.
se Rai 1, non per fare pubblicità, ma parliamo della nazionale italiana. Andiamo a vedere altre notizie delle qualificazioni mondiali e Europa, mondiale di Russia 2018. Stasera ci saranno queste partite tra Olanda e Lussemburgo alle 20:45, tutte le altre partite saranno alle 20:45 e leggiamo. La Svezia contro la Francia, Bielorussia contro Bulgaria, Isole Faroe contro la Svizzera, Lettonia contro Portogallo, Andorra contro Ungheria, Bosnia e Erzegovina contro la Grecia, Estonia contro Belgio e Gibilterra contro Cipro. Quindi queste sono le partite di stasera, che di cui abbiamo già annunciato che l'Argentina ha vinto 1-0 contro il Brasile in amichevole internazionale, partita internazionale che sarà alle 18 ore italiana tra Russia e Cile, e invece il risultato tra Ecuador e Venezuela giocata ieri notte è stato di un pareggio tra Ecuador e Venezuela per 1-1. Poi notizie delle qualificazioni mondiali America del Nord. Le partite sono state tra Costa Rica e Panama 0-0. Il Messico ha vinto contro Honduras per 3-0 e invece gli Stati Uniti hanno vinto per 2-0 contro Trinidad e Tobago. Andiamo a vedere, come ho detto, le partite di domani, quelle mondiali Europa. Ci saranno alle 18 queste quattro partite tra Azerbaijan contro l'Irlanda del Nord, Kazakistan contro Danimarca, Slovenia contro Malta, Scozia contro Inghilterra. Poi tutte le altre partite alle 20:45, che saranno Germania contro San Marino, Norvegia contro Repubblica Ceca, Montenegro contro Armenia, Polonia contro Romania, Lituania contro Slovacchia. Quindi queste sono le partite di domani pomeriggio sera. E poi ci sarà domani la finale della Roland Garros femminile di tennis tra Jelena Ostapenko e la Halep, Sumino Halep, alle ore di 11. Poi andiamo a vedere chi sarà rugby. Ci sono dei test match di rugby tra Australia e le isole Fiji alle ore 7 del mattino, ora italiana. L'Italia giocherà alle 14 ore 2 di pomeriggio contro la Scozia. Alle ore 17 giocherà la Sudafrica contro la Francia, ora italiana. Argentina contro Inghilterra alle 21:15, ora italiana. E Stati Uniti contro Irlanda alle ore 22, ora italiana. Domani invece ci saranno le prove 3, prove libere 3, prove libere 4 e qualificazioni e griglie di partenza domani di Gran Premio di Catalogna MotoGP, prove libere 3, Moto 3 alle 9, Moto 2 alle 10:55, MotoGP alle 9:55. MotoGP prove libere 4 alle 13:30. Invece le qualificazioni di Moto 3 alle 12:35, qualificazioni Moto 2 alle 15:05, invece le qualificazioni MotoGP alle 14:10. E le griglie di partenza saranno tutte destinate dopo le qualificazioni. Chi è interessato, c'è anche il giro fino tappa da Aosta a Alpe d'Huez al 10:05.